Ho ricevuto il mio iPhone 14 Pro al day one, ovvero il 16 settembre. Oggi è il 24 settembre e ho la fortuna di essere in Sicilia per poterlo testare specialmente sotto il punto di vista delle fotocamere. Ora in questo video lasciate che vi racconti com'è stata questa prima settimana di utilizzo, sia per quanto riguarda le performance e l'utilizzo generale, ma soprattutto per quanto riguarda le fotocamere. L'esperienza di utilizzo non si discosta troppo dal 13 Pro che avevo prima, le performance sono pressoché identiche. La Dynamic Island, che tutti quanti venerano, la trovo una funzione un po' inutile, non so, forse perché sono in vacanza e non lo sto utilizzando troppo in modo produttivo, magari quando tornerò a casa, che cambierà sicuramente un po' l'utilizzo del mio iPhone, sicuramente mi ricrederò, non lo so, vedremo. Voi ovviamente, per conoscere tutti i miei aggiornamenti su questo iPhone 14 Pro, iscrivetevi al canale. Tra iPhone 13 Pro e questo 14 Pro ho utilizzato per qualche mese l'iPhone 12 Pro Max e posso dirvi una cosa? La batteria di quel telefono è clamorosa, tanto che fino a 2 minuti prima dei preordini stavo per comprare il 14 Pro Max anziché il 14 Pro. Quell'autonomia mi manca, certo, ma queste dimensioni sono veramente perfette e l'idea di avere tutta questa potenza a livello prestazionale e soprattutto fotografica in un corpo così piccolo mi gasa da morire. Proprio per questo adesso parliamo un po' delle nuove fotocamere di iPhone 14 Pro. Quest'anno, dopo 6 anni, Apple passa dai 12 megapixel ai 48 megapixel, funzione superflua per tutti gli utenti consumer, ma che può fare la differenza per i professionisti. Attenzione però, perché i 48 megapixel non sono abilitati di default e non è che scatterete a 48 megapixel ogni volta che farete una foto. Per attivare i 48 megapixel dovrete andare in impostazioni, fotocamera, formati, scorrere in basso, abilitare la funzione Apple Pro RAW, risoluzione Pro RAW, scegliete 48 megapixel. E altra cosa che dovete assolutamente sapere, i 48 megapixel sono attivi, sfruttabili soltanto con il sensore principale, infatti scattando con il teleobiettivo o il grandangolo si scatterà sempre in RAW se volete, ma a 12 megapixel, quindi non tutte le foto saranno sempre a 48 megapixel. È incredibile il livello di dettaglio che si ottiene scattando a 48 megapixel con iPhone 14 Pro, tanto dettaglio però, attenzione, perché si traduce in foto pesantissime e se fate tante foto e video alla massima qualità, secondo me è impensabile non comprare il modello da almeno 256 giga, proprio come il modello che ho preso io a 1419 euro, 1439 euro, una roba del genere. Lo so, sono veramente tantissimi soldi, però se volete fare foto e video a livello professionale con iPhone, il consiglio che vi do è questo: non prendete il modello da 128 giga. I 12 megapixel secondo me sono più che sufficienti per tutti gli utenti non professionisti, le performance fotografiche sono davvero incredibili quest'anno anche grazie al Photonic Engine. E che roba è? È una funzione software che riprocessa l'immagine, ma non dopo che la foto è stata scattata, bensì è una funzione che interviene prima di scattare la foto, riducendo così il rumore fotografico, e interviene sull'HDR ad esempio, garantendo così foto sempre impeccabili con il vostro iPhone. Ovviamente non ho da spendere soltanto parole positive sulle fotocamere di questo iPhone 14 Pro, ho anche qualche critica, ovvero a cosa serve il teleobiettivo 3x che equivale a un 77 mm quando Apple ha implementato un 2x software veramente eccezionale. Io quest'anno, dico la verità, mi sarei aspettato di trovare almeno un 5x, non dico di voler un 10x come le controparti Android, ma secondo me con un 2x così buono il 3x diventa veramente a volte inutile secondo me, quindi un 5x avrebbe dato sicuramente una marcia in più e spero veramente tanto che l'anno prossimo Apple, assieme alla USB-C, introduca anche appunto questo nuovo teleobiettivo 5x, perché la situazione a quel punto potrebbe diventare veramente molto interessante. Inoltre ho notato anche che nel momento in cui si va a scattare fisicamente una foto passa qualche decimo di secondo prima che la foto venga salvata. Niente di clamoroso, però
quando si fanno delle foto un pochettino più street a persone in movimento, secondo me è un po' una rottura di palle avere l'idea di stare a scattare una foto per come la si vede sullo schermo e poi una volta salvata magari il soggetto stava camminando e le gambe magari le becchiamo in un momento diverso rispetto a quando abbiamo scattato la foto. Non so se ho reso l'idea, spero di sì. Fondamentalmente per tutti quei soggetti in movimento si rischia di scattare e poi in realtà ritrovarsi la foto in galleria fatta come se l'avessimo scattata un decimo di secondo dopo, e molto spesso per le foto street in movimento cogliere l'attimo è fondamentale. Niente di incredibile se si fanno foto a paesaggi e soggetti fermi, e sono anche sicuro che Apple andrà a risolvere al più presto questo problema. Devo anche ammettere però che hanno migliorato lo switch tra i vari sensori, e iPhone 14 Pro capisce decisamente meglio quando usare il 3x piuttosto che l'1x con zoom digitale. Insomma, migliorie al reparto camere importanti dunque, sicuramente non utili come detto prima al pubblico consumer, ma indispensabili per i professionisti. iPhone 14 Pro è l'iPhone da comprare quest'anno se volete un prodotto di ultima generazione. Lasciate perdere i 14 standard, a quel punto compratevi un 13, ma non dilunghiamoci perché ho già dedicato un intero video a questo discorso, lo trovate ovviamente sul canale. Io continuerò a testare le fotocamere di questo iPhone 14 Pro qua in Sicilia, ma attenzione, iscrivetevi al canale perché voglio dedicare un video interamente al reparto video di questo iPhone 14 Pro, perché ci sono anche lì delle migliorie importanti che non voglio menzionare in questo video qua, quindi faremo appunto un approfondimento dedicato al comparto video con qualche test sul campo veramente interessante. Quindi se siete interessati all'argomento e a tutti i prossimi video che potrebbero arrivare da qui in avanti, come ad esempio l'arrivo del mio nuovo iMac, ops, spoiler, mi raccomando iscrivetevi al canale e cominciate a seguirmi su Instagram. Io sono Luca Crocco e per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!